Appassionati di calcio, eccoci qua, benvenuti alla settima puntata per quanto concerne questa settima stagione di Scienziati nel Pallone, una Samb sul velluto che batte 3-0 il Castelfidardo e si guadagna la vetta della classifica, una vetta che è legittimata dai numeri perché i rossoblù hanno sia la miglior difesa che il miglior attacco del girone F. Analizzeremo il momento della Samb in vista anche del turno infrasettimanale contro l'Avezzano, ma faremo anche un focus immancabile sul rugby come ogni puntata. Samb Unione FIFA Security Samb Rugby, che ha battuto il Livorno e dunque un'altra squadra anche nella palla ovale in vetta alla classifica per il momento. Parleremo poi come sempre delle ragazze della Samb femminile che, nonostante una bella prestazione, hanno perso contro l'Ancona. Insomma, una puntata ricca di temi, potete dirci anche voi la vostra perché questa è una trasmissione interattiva, potete mandarci i vostri commenti al 388 65 95 011, il numero che vedete in sovraimpressione, così come potete commentare la diretta YouTube a cui appunto state guardando questa trasmissione. Abbiamo un parterre ricchissimo questa sera che vado subito a presentare. La mia sinistra, l'ex Samb Sebastiano Vecchiola, buonasera. Buonasera a te, buonasera a tutti. Samba, Atalanta, Ancona, Venezia, le diciamo tutte, non facciamo torto a nessuno, una grandissima carriera. Un benvenuto anche a Leandro Vaccari della FIFA Security Unione Samb Rugby. Buonasera. Direttamente da Buenos Aires, come hai detto. Buenos Aires, sì. Boca River? Sempre Boca. Boca, ok. Leo Bollettini, storico tifoso rossoblù, buonasera. Buenas tardes a todos, a todo il mondo. Dalla panchina, gli storici, l'enciclopedia Luigi Bollettini. E il direttore di Riviera Oggi, Nazareno Perotti, munito di spumante e dolci, perché facciamo un grande applauso per le nozze d'oro del direttore. Auguri. Ma direttore, ma come fai a fare le nozze d'oro se sei giovanissimo? Cioè, non, nessuno direbbe 50 anni di matrimonio. Quanto tanto sei sposato? 10 anni. Grazie, grazie, andò. No, no, prima pensavo quando uno festeggiava le nozze d'oro era vecchissimo, insomma. E io, in effetti... L'età c'è, no, però non mi sento ancora vecchio, insomma. Magari qualche tifoso non vede l'ora che mi becchi veramente, però. andiamo con i risultati della settima giornata. La Samb, come detto, che ha espugnato il campo del Castelfidardo per 3-0, ma ci sono stati tanti risultati interessanti. La Civitanovese, che nell'anticipo ha battuto l'Ancona, la Recanatese, che ha vinto ad Avezzano, questo l'Avezzano in un momento di difficoltà, ma da non sottovalutare perché è il prossimo avversario dei rossoblù. Chieti Teramo 1-1, rallenta la corsa dei neroverdi, che perdono dunque il primo posto momentaneamente. Senigallia sconfitto a sorpresa in casa contro il Sora per 1-0. Fossombrone, che continua il suo momento positivo, batte anche l'Atletico Ascoli, che in trasferta aveva avuto un ruolino di marcia fin qui impeccabile. Isernia Termoli 2-1, così come Notaresco Fermana, mentre il Roma City ferma l'Aquila sul pari. Classifica: Samb e Fossombrone a 15, in vetta poi Chieti 14, l'Aquila, Teramo, Sora 12, Senigallia, Atletico Ascoli, Isernia con 11. Insomma, una classifica che mano a mano si va sgranando, però di fatto quasi mezza classifica è racchiusa in 4 punti. In zona bassa invece restano Avezzano, Castelfidardo e Fermana. Andiamo, io direi, prima con il punto di Marco Romani, che più che un tifoso ormai definirei uno scienziato acquisito, e per fare il punto sulla partita di ieri tra Castelfidardo e Samb. Salve a tutti. Allora, a Castelfidardo si è vista veramente una gran bella Samb. Abbiamo iniziato la partita con un pericolo su un tiro che il nostro portiere Orsini è stato bravo a sfiorare ed a deviare la palla sul palo. Subito dopo però abbiamo sfiorato noi per ben 3 volte il gol. Prima con un pallonetto di Battista, poi con un tiro purtroppo debole di Leonardo a tu per tu con il portiere ed un gran palo di Guadalupi da fuori. Dopo pochi minuti finalmente è arrivato il gran gol su punizione di Cheriota.
In seguito abbiamo rischiato il pareggio con un pallonetto di Paponi salvato sulla linea in acrobazia da Pezzola ed un palo esterno di Fabbri dalla distanza. Però dopo pochi minuti è arrivato il raddoppio della Samp con un gran gol da grande bomber di Leonardo dalla distanza. E vedendo il movimento e rivedendo il gol si vede pure, perché a volte è sempre criticato Giuseppi, però diciamo che il movimento di Giuseppi ha creato quello spazio per entrare a Leonardo, e questo ci tenevo diciamo a sottolineare. E ancora pochi minuti e la Samp nel recupero del primo tempo cade il tris con Gennari su angolo di Cherioda. La partita oramai sul 3-0 era bella che chiusa, e la Samp nel secondo tempo ha mantenuto il pallino del gioco senza rischiare mai nulla e facendo tutti i suoi 5 cambi a disposizione, anche per salvaguardare alcuni giocatori dalla imminente prossima gara di mercoledì con l'Avezzano. Forse, come si era messa la partita, si poteva pensare alla sostituzione di Giuseppi ed a un ingresso di Moretti, ma così non è stato. Forse per non compromettere quell'equilibrio di squadra che si è creato. Io oggi della partita sono molto soddisfatto. Mi auguro che questa sia la vera Samp. Bene veramente tutta la squadra, che vedo messa alla grande sul piano fisico, e mi auguro mantenga per tutto il campionato diciamo questo stato fisico. Bene Marco Romani, e speriamo sia questa la vera Samp, lo titolo anche direttore del nostro Scienziati nel Pallone Magazine, è questa la vera Samp che dobbiamo aspettarci? No, io ho detto non la vera Samp, parola vera, la Samp, questa è la Samp, insomma una partita come ne ha fatte tante la Samp Tese. Poi secondo me non è né quella di ieri, né quella contro l'Aquila, né quella contro le altre squadre dove non ha giocato bene. Secondo me è ancora una via di mezzo, se però continua a fare queste partite allora dirò che la Samp è questa qui di ieri e quella con l'Aquila, insomma. Adesso penso che sia una via di mezzo per come la vedo io, no? Però adesso le prossime 2-3 partite lo vedremo, no? Che la prima innanzitutto è una cosa da non sottovalutare, la partita di mercoledì, perché nel calcio quando si pensa di vincere sicuramente poi ci sono sorprese, eh? Questo lo dice la storia, insomma, lo dice. Succede spesso così, insomma, per vincere bisogna sempre mettersela tutta, senza pensare che l'avversario ha appena 3 punti, ha perso tutte le partite in casa e ne ha vinta una fuori casa. Insomma. Però bisogna affrontarla come ha affrontato le altre partite. Adesso siamo in destra, c'è una stranezza in questa classifica, le prime 3 sono le stesse dell'anno scorso. Poi tutte quante non sono arrivate nelle primissime posizioni, né Fossombrone, né San Mettes, né Chieti. Se andate a vedere la classifica l'anno scorso che viene sul magazine, il nostro magazine sta a pagina... Il campo basso era. Se sostituisci il Teramo col campo basso la classifica... L'Aquila. Dopo l'Aquila c'è il Teramo, il quarto c'è il Teramo al posto del campo basso... Comunque le prime 3 sono queste qui, per questo non bisogna né illudersi né disilludersi. Pensare che per vincere un campionato bisogna ogni domenica impegnarsi al massimo, perché poi in questo girone tutte le squadre sono pericolose. Adesso vediamo la partita di mercoledì e poi dopo la prossima sarà Isernia, che mi pare che quest'anno Isernia è una buona squadra. Adesso non so dei precedenti con l'Isernia, ne parlerà prima l'Avezzano, prima l'Avezzano. Poi parlerai, si è preparato per l'Isernia? Sì, certo. Ha detto di sì. Luigi, ma restando sulla partita di ieri, secondo te la Samp con questa prova di forza si candida ad essere la favorita del girone F? Ma sì, certo, ma è partita favorita, anche se ha dovuto cambiare cioè proprio i 9 undicesimi della squadra. Pallarini ha dovuto e deve continuare anche a lavorare, perché siamo arrivati a questo punto, abbiamo
ritrovato la vetta anche in compagnia dopo 25 giornate da quel 10 dicembre dello scorso anno, dopo l'ultima volta che eravamo stati in testa insieme all'epoca in quella partita dopo Samba Atletico Ascoli, eravamo con il campo basso e poi dalla partita seguente a Riano, il pareggio nostro di Riano 0-0 contro Roma City. L'avevamo ripreso il campo basso nel girone di ritorno, può essere? L'avevamo ripreso? No, poi non l'abbiamo avvicinato, ma non l'abbiamo mai ripreso. L'abbiamo avvicinato dopo un precedente che poi vi narrerò, Samba Avezzano, ci fu la vittoria della Samba, il campo basso che perse due punti e lì ci eravamo avvicinati, ma perché poi la Samba dopo Atletico Ascoli pareggiò a Riano, perse in casa col Senigallia e perse molti, sì, diversi quel, punti. Quel dicembre nero che avevamo sottolineato spesso, sì. No, ne voglio approfittare per ringraziare tutti coloro, tantissimi, che mi hanno fatto gli auguri per le nozze d'oro a me e a mia moglie Paola. Approfitto adesso, poi magari scriverò qualcosa per ringraziarle. Poi stapperemo nel terzo tempo, perché qui a Scienziati no, come nel rugby, Leandro. Ma Sebastiano, ti volevo chiedere proprio un parere su come vedi la forza di questa Samba, perché è chiaro che è ancora presto per dare giudizi, però insomma iniziano ad essere più prove di forza contro la Recanatese, contro l'Aquila, contro il Roma City. Vero che nelle prime partite poi ci sono anche degli alti e bassi, vedi il pareggio contro il Notaresco, però insomma anche aver segnato così tanti gol può essere un segnale di forza. Certo, certo che sì. Allora, secondo me questa è una squadra che comunque è stata, come diceva Luigi, anche rivoluzionata per i 9 undicesimi, quindi pertanto mister Palladini dovrà avere tempo per costruire bene il gruppo e l'affiatamento di questa squadra. Dopodiché la nota positiva è che nel frattempo la Samettese ha inserito, ha incanalato un rullino di marcia importante, perché comunque non ha mai perso e viene da 4 risultati, 3 vittorie e un pareggio consecutive, quindi pertanto il tabellino di marcia è molto importante e positivo. È chiaro che verranno tempi un po' duri, ma questo fa parte un po' del calcio, verranno tempi duri anche per gli altri. Fatto sta che comunque le squadre, a mio avviso, un po' più attrezzate, alla fine vengono fuori, perché comunque la Samettese, abbiamo sempre detto che è una società, è una tifoseria che in Serie D non c'entra nulla, quindi pertanto si trova in Serie D e deve comunque puntare a vincere il campionato obbligatoriamente. Poi se si vince o non si vince, questo chiaramente ci sono diversi aspetti che possono condizionare i risultati, sia della partita sia del campionato, però è importante provarci. Leo Bolettini, insomma, bisogna battere il ferro finché è caldo in questi casi. No, intanto devo dire che Nazareno mi ha chiamato e io non posso dirgli che sì, quindi mi fa piacere che di questa combinazione, del fatto che tu abbia 50 anni di matrimonio, cosa da record. E un altro aspetto che purtroppo io ieri sono uno che, siccome amo talmente tanto la mia tifoseria, io la sento mia perché è connaturata, io ieri sono stato in mezzo al pubblico, quindi non, della curva, non ho capito molto, perché sono uno che si distrae molto con la gente che tifa, e i nostri che tifano. Quindi se dovessi fare un regalo a uno mi dovesse fare un regalo, un biglietto, certamente il biglietto in curva mi piace, ma non riesco a gradirlo al 100% purtroppo. Quindi ho visto poco tutto, però devo dire questo, la sensazione che ho avuto è di una squadra che finalmente ha capito che si può dominare. È una squadra che sa dominare le altre, lo ha dimostrato nelle ultime partite. Ma questo perché? Credo perché ormai i giocatori si siano cominciati a conoscere, e noi ogni anno abbiamo questo problema di totale rinnovo della formazione, cosa che può essere molto positiva se tutto funziona, perché non c'è soltanto il fatto i nomi, giocano bene, c'è anche tutta una serie di storie che ognuna di loro si va a sommare a quella delle altre e si crea lo spogliatoio.
Purtroppo penso che l'anno scorso ci sia stato un grosso problema di spogliatoio e invece quest'anno vedo i ragazzi che sono molto uniti. E me ne sono accorto nelle ultime partite, l'ho visto anche ieri. E certo che poi ci sono delle eccellenze, perché vedere uno come Cheriota oppure anche uno come Baldassi, che ieri non ha giocato, me ne sono accorto che non ha giocato, però diciamo uno sulla destra da mancino, l'altro sulla sinistra da destro, e poi tutti intorno questi altri che comunque vanno bene. Io penso che insomma sia una bella soddisfazione, quella di ieri è stata una bella soddisfazione. Ora, giustamente, come dice Nazareno, bisogna stare concentrati, cioè non sottovalutare nessuno, perché ogni partita ha le sue difficoltà, i suoi rischi, quindi concentriamoci, vediamo partita a partita, non guardiamo la classifica. Senti, Leo, la tua presenza mi spinge a una domanda, non so se forse l'hai capita, non so se hai visto il nostro giornale, no? Che tuo padre sta spendo a 90 anni, un anno, quando è passato? Purtroppo è passato quasi 2 anni, c'è Luigi che sa tutto. 18 novembre. 18, il 17 novembre, novembre. Bravo proprio. Subito dopo che il 13 aveva compiuto. Subito il 13 aveva compiuto gli anni che l'abbiamo festeggiato. Il giocatore ricordo, della Samp. Perché adesso se spendo invece sabato, sì, l'ultimo una persona che ricopriva nella Samp Tesimo lo stesso ruolo di tuo padre, no? Vicepresidente, sì, che ricordai? Aveva un incarico particolare, quello di avere le relazioni con le banche, che per una società come la Sammettese è una cosa molto importante. Era una brava persona, gran brava persona. Purtroppo era l'ultimo, il penultimo è stato Giorgini. Sì, e poi prima ancora è morto Lucifora. Anche Giorgini, non sapevo, Gian Battista? Sì, Gian Battista è morto, io ogni tanto lo sentivo, io sentivo tutte queste persone. Ma quanto tempo fa? Poco dopo Lucifora, cioè, adesso penso un mese, 2 mesi dopo. Quindi, non sono Luigi Tombolini, io, quindi non... Adesso Umberto Travadini è l'ultimo di questa storia, che aveva 40 padre. Dirigenti, insomma, che... Certo. Si riunivano sia per decidere gli acquisti, un po' per tutto, no? Sì, sì. Il mercoledì. È una storia che è finita, speriamo che ricomini purtroppo, magari in maniera diversa. Vabbè, ci auguriamo che prima o poi le cose tornino come erano, nel senso che vuol dire stare in serie superiori, vuol dire avere comunque società in cui ci sono più persone che hanno piacere e interesse di collaborare. Adesso comunque abbiamo questa società, speriamo che funzioni fino alla fine e che sappia veramente portarla dove noi tutti speriamo. La Serie D, come diceva Sebastiano prima, non va per la Samp, insomma, è l'inverno per la Samp, io dico il purgatorio, la Serie C, il paradiso, la B, no? Sì. Dalla B manchiavano all'88-89, quindi bisognerà... Giocavi tu, mi pare. L'ultimo anno sono riuscito a fare l'esordio in B con la San Mettere. Allenatore Riccomini, giusto? Prima Domenghini, poi Riccomini. Prima Domenghini. Vero che sei l'ultimo San Benedettese in Serie B? Però... Nato a San Benedetto, sì. Che ha giocato in B con la Samp, sì. Cioè Fiscaletti, cioè. Fiscaletti, che tu non lo sai, ma il padre è molto più bravo. Famoso Giacchettò, ti ricordi tu? Giacchettò sì, si chiama il padre, ma era un centrocampista, giocava con Roseto in Serie D a giocare, ma era un giocatore eccezionale, non so se è ancora. Mi dicono che anche Candellori avesse un padre molto molto bravo a giocare. Candellori no, non a San Benedetto. Non credo a San Benedetto, però era un bel talento. No, quello Giacchettò era proprio un centrocampista di quelli. Eccezionale. Leo ha parlato di gruppo e si vede anche nella disponibilità, nella duttilità dei giocatori, penso a Paolini che si mette a fare il terzino, poi sono tutti uniti, entra Baldassi, gioca Battista, gioca Leonardo, insomma sono anche un po' intercambiabili questi giocatori, quindi fa capire che è un gruppo unito. Quella è la forza del gruppo, denominata forza del gruppo, è chiaro che ci si deve dare una mano per conseguire un unico obiettivo, quindi credo che siamo sulla strada giusta. Palladini sa il fatto suo, perché comunque a San Benedetto, Ottavio, ricordiamo che ha vinto non solo una volta ma anche due, ha fatto sempre dei buoni campionati, quindi sappiamo anche una cosa,
che questa Serie D, specialmente il girone F, è uno dei più difficili. Le squadre sono tutte attrezzate, tutte forti. Quindi, così una C2. Sì, come si diceva prima, bisogna stare sul pezzo, domenica dopo domenica, non guardare la classifica e andare avanti passo passo. Poi le somme si tireranno alla fine. Che perché vince solo, ne vince soltanto una e purtroppo non servono, sì, non servono a nulla. Abbiamo visto l'anno scorso. Anche voi siete un bel gruppo, Leandro, un bel blocco argentino, sì. Anche ieri una bella vittoria. Era. Ma sì, io penso che lo stesso, che il gruppo dentro di una squadra è importantissimo. Noi lo vediamo sempre nel rugby, che siamo più amici che un'altra cosa. E lì quando entriamo al campo siamo tutti fratelli, non c'è nessuno inferiore all'altro, quindi è importante pure per il calcio. In che ruolo giochi tu? Io faccio l'estremo. Estremo. Quindi il ruolo qual è? Più o meno, sì. Estremo. Estremo. Dove vuoi collocarlo l'estremo tu? Sulle fasce, campo? Saremo dietro, quarti dietro. Dietro al 15, è l'estremo proprio. Il numero 15. Sì. Stiamo aiutando un po' nel calore a capire. Nel calcio 15 non giochi, non è facile. Non è facile, sono tanti problemi, però. Comunque, sia nel calcio che nella samba dobbiamo raggiungere la meta. C'è il fuoco da fare. La nostra meta è andare in Serie C adesso. Pure noi vogliamo andare in Serie A, però è un oggettivo a lungo termine. La partenza è giusta però, no? Sì, mo abbiamo vinto le prime due partite, abbiamo giocato abbastanza bene, mo prossima settimana abbiamo Perugia, che è una scontro squadra diretto, sì, fortissima, non abbiamo giocato mai, quindi è un po' un'incognita, ma siamo pronti. Per la terza vittoria di fila, facciamo gli scongiuri. Magari. Speriamo. Andiamo con il servizio adesso di Mattia Trillini, giornalista di La Casa di C e Serie D 24, ieri a Castelfidardo, che ci dice la sua sulla partita di ieri. La San Benedettese espugna con un netto e sonoro 3-0 il campo del Castelfidardo, un punteggio, un risultato apparentemente senza appello, ma che non rispecchia completamente l'andamento di una partita che il Castelfidardo aveva approcciato bene, perché dopo l'occasione di Cariota, che aveva sfiorato il palo dopo pochi minuti, i biancoverdi erano andati ad un passo dal vantaggio con il palo colpito da Coutinho, che grida ancora vendetta. Poi è emersa la qualità della San Benedettese, che è passata in vantaggio con Cariota ed ha poi trovato i due gol sul fine di primo tempo, che hanno virtualmente chiuso la contesa, che sono stati una mazzata per il Castelfidardo. La ripresa è stata di ordinaria amministrazione per i rossoblù, che hanno gestito il risultato davanti a un Castelfidardo che forse ha tirato i remi in barca in vista dello scontro diretto in ottica salvezza contro la Civitanovese nel turno infrasettimanale. E che impressioni lascia questa partita? Sicuramente quella di un Castelfidardo coraggioso, propositivo, che nel primo tempo ha offerto buone trame di gioco con diverse azioni, palla a terra fatte di molti passaggi corti. Nonostante la difficoltà, la caratura dell'avversario, si è vista l'idea di gioco di mister Giulio Dori. E di fronte ad una San Benedettese che forse non esprime un gioco spettacolare, ma che può contare su delle grandissime individualità. Basti pensare a Cariota, Battista, Leonardo, la sapiente regia di Guadalupe in mezzo, e che si è rivelata appunto una squadra esperta, solida e cinica, tutti ingredienti necessari per una squadra che, come appunto la San Benedettese, ambisce alla vittoria del campionato. La gestione del secondo tempo è stata perfetta, la San Benedettese ha meritato assolutamente la vittoria. Forse nelle proporzioni è stata troppo larga, perché, come detto, il Castelfidardo
ha avuto le sue occasioni, anche se poi nel secondo tempo è praticamente sparito dal campo. Però, ripeto, vittoria meritata per la San Benedettese che ora si appresta alla partita casalinga con l'Avezzano per continuare il trend positivo delle ultime gare. Bene, ringraziamo Mattia Trillini e torniamo fra poco con commenti e ancora tante analisi da fare sulla Samb e anche su Eusebi. Le aziende Canalibus e Boomerang Viaggi dal 1986 sono diventate aziende leader nel settore del turismo nazionale ed internazionale. Oltre 30 mezzi, divisi tra autobus Gran Turismo e Scuolabus. Fiore all'occhiello è l'autobus dedicato ai clienti diversamente abili. Lo staff Canalibus vanta una squadra di 30 autisti, che hanno come mission quella di rendere i propri clienti soddisfatti, pronti a partire per il prossimo viaggio. La distilleria Meletti nasce nel lontano 1870 per opera di Silvio Meletti, che partendo da una tradizione familiare crea un liquore unico e inconfondibile per gusto e aroma. L'Anisetta Meletti. Il successo dell'Anisetta porta l'azienda a ricevere numerose medaglie e premi. Nel 1879 il re Umberto I concede alla ditta Meletti l'ambito brevetto di fornitore della Real Casa. Le ricette create dal fondatore sono state tramandate di padre in figlio per arrivare immutate fino ai giorni nostri. Processi produttivi artigianali e ricerca delle migliori materie prime sono i segni distintivi che hanno fatto conoscere nel mondo i prodotti Meletti come l'aristocrazia dei liquori italiani. A 150 anni dalla sua nascita, la ditta Silvio Meletti ha tracciato le linee guida per il futuro. È il rito dei gesti quotidiani che si ripetono da più di un secolo a fare dei liquori Meletti prodotti unici e intramontabili. Telecamere anche nei fuori onda perché vi siete persi una scena stupenda. Abbiamo sbocciato in pubblicità, direttore. Qua è saltato il tappo. Di solito io faccio così per dire, questo invece fa tutto da solo. Potevamo andare da Striscia la Notizia. Se prendevi il conduttore erano 10 punti. Sì, sì. Ah, porta bene, porta bene. Adesso allora, che devo fare? Devo portare. Ma sì, dai, tanto vai, prendiamo questi 50 anni di matrimonio. Vai, vai, direttore. Vabbè, ma il bicchiere l'hai messo allora lì? Sì, ce l'abbiamo tutti. Già, ci pensi tu? Giacomo, vai, dai. Sì, dai, tutto in diretta. Entra in scena. La valletta. La valletta. Vai, vai, alla salute. Dai, vai. Per altri 50 anni di matrimonio. Basta, grazie.
Sì. Grazie. Tanto sono arrivati tanti commenti che poi leggeremo. Cin cin. Eccoci. Sì, evviva. La salute. La salute. Auguri direttore. Auguri a Paola. Auguri, dai. Guardiamo tutti qua. Ciao. Ecco, la salute di tutti i San Benettesi e dintorni. Allora, torniamo a noi, perché poi qua quel vino, diciamolo adesso le cose tecniche, perché poi se sale l'alcol iniziamo a sparlare. Migliore e peggiore di ieri? Luigi, tu mi sembri più sobrio. Beh, non sono abituato tanto, però il migliore che io ho, indubbiamente, che ultimamente ci sta dando veramente grandi soddisfazioni. Il peggiore non lo so trovare, diciamo. Peggiore nessuno, diciamo. No. Direttore? Chiariota si sta dimostrando che il giocatore che ci aspettavamo, no? Ogni partita cresce, ogni partita è diventato un pericolo costante per l'avversario. Il peggiore, lì c'è una buona discussione con Eusebio, no? Chi dice che dovrebbe fare qualche gol in più, infatti in effetti ne ha fatto uno solo su azione, e chi dice invece che la sua presenza apre il gioco per i centrocampisti e per Leonardo. Sarebbe anche questa una buona cosa, no? Perché è importante farli i gol, non è importante chi li fa. Eusebi col fisico che c'ha probabilmente è utile per questo, no? Vedremo nelle prossime partite, anche se un problema c'è, se dovessero mancare per qualche motivo, per infortunio, squalifica Eusebi o Leonardo, non so chi possa essere sostituito, non vedo un attaccante, perché Moretti non mi pare proprio Moretti non è una punta, non è proprio una punta, e questa è una cosa alla quale stare attenti, perché senza di loro, sì, può segnare Chiariota, può segnare Paolini, anche qualche gol l'ha fatto, però queste due punte per adesso insomma sono insostituibili, magari dobbiamo pensare a trovare chi lo sostituisce. Forse sul mercato speriamo non serve, però. Forse sul mercato già qualcuno dice magari per essere più coperti in attacco, ma qualcuno dice anche bisogna puntellare il reparto under, perché nel 2006 ha giocato per ora sempre il portiere, c'è Tataranni che ieri sinceramente mi aspettavo magari lo provasse sul 3-0, però non è entrato, e quindi poi per la questione under deve esserci sempre un 2004, un 2005, un 2006. Io dico questo, siccome c'è questa regola, se ci sono degli under bravi, ben vengano, anche in soprannumero, perché comunque sì, c'è sempre bisogno degli under, c'è sempre bisogno, perché devono giocare per forza, pertanto tu ti devi attrezzare. Per quanto riguarda l'attacco, poi è chiaro che, come diceva il direttore, Eusebi, c'è chi dice che sta facendo bene perché crea spazio, cioè che è un ragazzo che comunque il curriculum parla chiaro, no? Bene o male è un giocatore valido, quindi non si può neanche dire che sta facendo male, gli manca qualche gol, però siccome li sa fare, li ha fatti, quindi io aspetterei un attimo. Poi se nel mercato dovesse mai arrivare un attaccante forte, se la società può fare uno sforzo lo deve prendere, perché comunque tutte si attrezzeranno in qualche maniera per i propri obiettivi, chi per la salvezza, chi per vincere il campionato, pertanto chi lo può fare ovviamente. Pertanto bisogna attrezzarsi anche noi per non lasciare nulla al caso. Anche perché dire, che non è questione tanto di qualità, ma quando numerico mi pare, perché sono solo loro due attaccanti. Anche numerica soprattutto, certo. Però poi non è facile, Leo, toccare una squadra che per ora sta andando così, perché tante volte si dice no, squadra che vince non si tocca, magari poi ci sono anche degli equilibri di squadra, cioè se tu vai a comprare magari un altro attaccante, non lo so, come la vedi? Io adesso come adesso sono più preoccupato per la difesa, anche se ieri ha giocato benissimo, perché comunque ci vogliono dei sostituti molto validi in difesa, perché solo 2/3 che sono difensori puri mi sembra troppo poco. Ok. Poi voglio ricordare quello come ha giocato questo ragazzo che si chiama Leonardo. Mio figlio è rimasto impressionato da Leonardo.
dice quel ragazzo ci si può puntare perché è giovane, comunque ha un buon tocco di palla, secondo me. Fisico anche. Fisicamente molto bene. Se riesce a sfruttare le leve e fare anche più gol, io penso che potrebbe essere uno da contrattualizzare più per qualche anno, in modo da poterlo avere come valore della società. Poi un altro giocatore che mi è piaciuto, che è uno che è entrato dopo, anche se Chiatante ha giocato bene ieri, è questo Touré. Touré è uno che è andato lì e ha fatto regna, cioè ha giocato, ed è un giovane. Poi piaccia o non piaccia, a me piace, e mi piacerebbe, come spesso dico, una difesa a tre, con tre difensori puri e cinque giocatori a centrocampo, con quelli che stanno avanti, Leonardo e Eusepi, che possono sfruttare molto bene un centrocampo ben nutrito, che sa poi come penetrare. Su Eusepi devo dire questo, che è un giocatore che ha, come diceva, una grossa esperienza, e che non possiamo giudicarlo così. Io penso che lui, non tanto dobbiamo pretendere i gol, perché se noi da un attaccante pretendiamo i gol, è la volta che questo i gol non li fa più, ma dobbiamo pretendere che si amalgami il più possibile con la squadra e riesca ancora di più a inserirsi quando ci sono degli spazi in cui poter penetrare. Quindi questo è un po' il quadro, secondo me. Poi Pezzola e Gennari sono due grandi difensori. Ieri ha salvato un gol sulla linea. Grandi difensori, vale, cioè due. Vale una doppietta. E qui la prima cosa è la difesa. Cioè se tu hai la difesa, ce l'hai impenetrabile, comunque hai grosse possibilità di stare su in classifica. Poi dopo c'è tutto il resto. Poi vediamo anche una grafica su Eusepi tra poco, che abbiamo preparato, perché sì, la Samba è il miglior attacco, però Eusepi comunque è stato criticato da una parte della tifoseria. Cercheremo di capire perché e soprattutto com'è il suo stile di gioco, perché negli ultimi 10 anni non è mai andato, soltanto una volta è andato in doppia cifra tra i professionisti, quindi magari ha uno stile è un tipo di attaccante diverso. Adesso sentiamo, perché abbiamo iniziato questo tema con migliori e peggiori, sentiamo i migliori secondo Marco Romani, la seconda parte della clip. I miei migliori giocatori in campo oggi sono stati Pezzola ed il bomberino Leonardo, a cui bisogna rinnovare e blindare subito il suo contratto. Finalmente siamo riusciti a vincere 2 partite di fila e finalmente, questo è un mio pallino, siamo riusciti a segnare su punizione e a tirare da fuori con più giocatori. Ed in queste categorie il saper battere le punizioni e il saper tirare da fuori fanno veramente la differenza. Adesso bisogna continuare su questa strada e cercare di far ruotare i giocatori per non farli affaticare più del dovuto e ricordarsi che a questa squadra manca ancora qualcosina da aggiustare nel mercato di riparazione. Prima di concludere vorrei fare gli auguri al direttore Nazareno Perotti e a sua moglie, la signora Paola, che dovrebbe, la signora a mio avviso, essere fatta santa subito. Ieri hanno festeggiato i loro primi 50 anni di matrimonio. Tanti auguri. E per finire, come al solito, chiudo con sempre e solo Forza Samp. Un saluto a tutti. Santa subito, Paola. Io ci credo davvero. Un abbraccio ovviamente anche alla tua famiglia. E, tornando alla Samb, poi questa regola, prima parlavamo di Touré, è assurdo che poi se gioca Leonardo non può giocare Touré, è una regola degli under che secondo me in Serie D veramente poi non aiuta, cioè non è che dici poi questi under, tanto chi è forte gioca, poi non è una questione, è vero Seb? Che voglia, cioè io lo toglierei proprio perché non ha sortito alcun risultato positivo, perché allora noi da quando c'è la regola degli under dovremmo avere in Serie A o in B i più forti terzini destri, i più forti terzini sinistri, i più forti portieri, esatto. Perché in genere i ruoli sono quelli, no? E invece non è così. Pertanto, dicevi benissimo tu Antonio, all'epoca nostra, senza andare tanto lontano perché non sono un vecchietto ancora,
giocava il più bravo. Io ho fatto l'esordio a 17 esatto, anni in B, pertanto cioè, esatto. Non avevo bisogno che ci fosse la regola degli under. Quelli più bravi vanno avanti, quelli un po' meno bravi magari si vanno in altre categorie. Il calcio è sempre quello, però poi chiaramente ci vogliono delle capacità, ci vogliono delle attitudini, ci vogliono fare dei sacrifici, cioè il percorso per arrivare non è, non è difficile, non ti regala niente nessuno, pertanto chi dimostra in campo, se c'è una persona competente, un allenatore, un direttore sportivo che ti guarda, capisce se tu hai delle qualità da portare avanti oppure no. Ma sai che succede? Che poi il giovane si illude di giocare perché questo è un altro discorso. Invece gioca per questioni, certo. Per entrambi matematici. Certo, Antonio, quante invece li penalizza, secondo me. Li penalizza perché senza sapere se lo meritano o meno. Sì, perché per un ragazzo è giusto che abbia i suoi sogni, però questa regola li illude. Perché? Perché dopo 4 anni che c'hai 100 partite in Serie D, tu questi qua ti ritrovi che fanno fatica a giocare in promozione, perché non li prende nessuno. Un significato ci sarà. Scusa, posso, tutti, posso aggiungere un'altra cosa? Sì. Di solito mettiamo sempre quelli che consideriamo i ruoli meno importanti, invece... però se c'è un talento che ha 17-16 anni e che può fare il 10 o può fare il regista, perché non è bloccato da questa regola? Rivera a 16 anni giocava in A col 10. Stop, quindi finito. Di che parliamo? Giusto. Nel rugby invece non ci sono queste regole. No, questa regola sono più serie. C'è direttamente l'under 21, l'under 18, under... Le under di... Noi abbiamo adesso 3-4 ragazzi sì. Che sono saliti all'under 18 e niente, possono giocare tranquillamente. Però non c'è una regola per le under. Quindi Italia solo in Serie D, solo in Serie D c'è questa regola, nella serie se no nell'altra serie non c'è questa regola. Ah, solo Serie D? Solo Serie D, sì. No, nel rugby no, non c'è questa regola. Fino a quando ci sarà San Bettese in Serie D sarà questa la regola. Tanto hanno ridotto a 3. Sono passati a 3, non hanno passato a 2 perché si vergognano di levarle completamente tutte. Lo fanno un po' alla volta. Andiamo con i marcatori della TAMB. Abbiamo una grafica perché Eusebio ha 4 palloni. Eccola qui. Però vedete che segnano un po' tutti, questo è il bello. Con Baldassi 2 gol, Cariota 2 gol, Leonardo 2 gol, tre gol, sì, infatti poi aggiungiamo il gol di ieri, che poi aveva segnato sempre di testa ieri, per fortuna, bel gol ha fatto, bel gol, ma ieri veramente non si sapeva neanche se era destro o sinistro, ieri ha tirato fuori questa bordata micidiale. No, poi comunque scusa, ha segnato domenica scorsa. Però di testa, questo di gol no, più no, gol. No, con Roma City. Con Roma City non ha fatto lui il primo gol, bellissimo gol, partendo... Scusa. Ieri un gol bellissimo da fuori, ma bellissimo. Segnano, ecco, questo volevo dire, che segnano un po' tutti, quindi la critica che diciamo alcuni fanno a De Eusebi, che magari in fase realizzativa non ha ancora mostrato tutto il suo potenziale, però libera comunque lo spazio, sì. Lo spazio per gli altri, fa segnare gli esterni, fa segnare i centrocampisti. Aspetta, tre rigori ha fatto, no? Tre rigori di 4 gol, 3 su rigori. Sì. Ma tre rigori bisogna andare sul dischetto. 11 sì. Metri bisogna calciare, bisogna fare. Personalità. Tu li tiravi i rigori? Sì. Tirati. Leo, che dici? Beh, che devo dire? Intanto questa squadra i gol li ha fatti, in un modo o nell'altro li fa. Qualcuno forse gli spazi per far fare gol li produce. Per creare le condizioni per far gol qualcuno lo farà. Poi se io avessi un attaccante come Eusebio, un giocatore di Serie D, sarei molto preoccupato di marcarlo. Quasi mi dimenticherei degli altri, è naturale. Luigi quasi distrae, accentra su di sé l'attenzione dei difensori e poi libera spazio per gli altri. Sì, come detto altre volte, sono quei calciatori, quegli attaccanti che servono anche a creare spazio e Eusebio ne crea tantissimo per... il compagno, come in questo caso Leonardo, che poi, come abbiamo visto, già 3 gol in 4 partite, grazie anche a Eusebi. Quindi io ripeto, non darei un voto negativo a Eusebi, che ogni giorno, ogni domenica merita ampiamente la sufficienza. Penso che
Penso che se continua così possiamo anche poi raggiungere certi risultati. E poi già il fatto che abbia, come ha detto Sebastiano, tirato e segnato 3 rigori l'anno scorso, ci ricordiamo Alessandro quello che non riuscì a fare dal dischetto, quindi Osebi più che sufficiente, anzi molto, molto per me anche buono. Sì, volevo fare una domanda al di rugby. Qual è l'equivalente nel rugby del rigore, cioè di quella punizione dove il gol è quasi sicuro, cioè il 90% però il calcio, forse il calcio, guarda, sì, c'è il calcio di punizione che sarebbe quando fai un rigore, un fallo brutto, ma può essere in campo nostro oppure in campo loro, non c'è un quando è quasi sicuramente gol, quando è quasi sicuramente gol e quando sei vicino al campo di loro, tipo alla metà loro, più vicino, lì puoi chiedere pali e calciare, piazzare i pali oppure puoi andare a fare la meta, ma non c'è un... Tu calci qualcosa? No, i pali no, lo calcia al 10, ma sì, 10 che è Facundo, no, 10 Federico Pelozzi, Federico. Quindi, però il mio ruolo, sì, il ruolo è no, sul ruolo è la meta. Sì, io proporrei una domanda adesso che abbiamo quasi sempre fatto, non lo so, chi vincerà il campionato secondo voi? Chi ha più probabilità di vincere questo campionato? Leo, devo rispondere prima. Allora, io ovviamente spero che vinca la Sanità, però diciamo che il campionato è molto lungo. Chi vedi come concorrente più temibile? Beh, i concorrenti più temibili sono l'Aquila e Chieti, penso. Poi può sempre succedere che esca fuori una squadra che non ti aspetti. Intanto noi dobbiamo pensare di giocare per fare più punti possibili e poi dopo si vedrà. Un po' di scaramanzia ci vuole, però. Sì, pure io sono concordo, nel senso che spero vivamente che questo sia l'anno della Sanmettese, considerando anche le altre pretendenti che probabilmente io avevo visto pure su un articolo chi aveva, diciamo, attrezzato la squadra con più soldi e viene fuori Chieti, l'Aquila e poco altro, poi viene la Samb con l'Ancona, 1.400.000 di Messei, una roba del genere. Però se scendessero in campo i soldi, uno più spende più rende, no? Invece non è mai così, quindi io starei attento pure alla Recanatese, perché comunque è in ritardo, molto in ritardo, però è una squadra che potenzialmente potrebbe risaltare fuori, perché comunque Fossombrone ci prendiamo per niente. Fossombrone ce lo possiamo mettere, però Fossombrone alla lunga può darsi pure che non regga l'impatto, perché per vincere il campionato sì, ci sono quelle squadre matricole tra virgolette, senza tifoserie, senza cose, che riescono comunque a portare a termine il campionato, però io penso che se la Sanmettese riesce perlomeno a stare in questa posizione di classifica o ai vertici della classifica verso marzo-aprile, io credo che insomma lo slancio lo debba dare il pubblico e la tifoseria. C'è da dire questo, se posso, che purtroppo questo è un campionato quasi diviso a metà, nel senso che tu puoi fare molto bene il prima parte, gli altri cambiano tutti quanti, cominciano a comprare Messi, Cristiano Ronaldo, cambia tutto, quindi secondo me anche questo non è proprio molto regolare, cioè io sono ancora un po' legato alle vecchie tradizioni, che tu a settembre-ottobre facevi gli ultimi acquisti per rettificare, ma queste le squadre possono essere sconvolte, e questo non è un'altra cosa ingiusta di questa. Sai che succede? Che tanti svincolati proprio aspettano il gennaio, anche magari dalla C, esatto. E quindi poi diventa di fatto un esempio importante. Non so, forse si è battuto l'Avellino. Un anno cambia tutti e 11 giocatori, cambia completamente la squadra e vince il campionato. Nel Bayern. Campobasso vicino, ha cambiato anche gli under, ha preso gli under bravi l'anno scorso. Sì, aveva bravi, però portiere, bravo. Aspetta, la Juve.
Vi leggo un po' di commenti, intanto possiamo anche vedere i gol della Samb, perché su Eusebio ci sono arrivati tantissimi, forse proprio un po' il giocatore che divide in questo momento l'opinione dei tifosi. Per esempio Fabio Annunzi: ci sono quelli che pensano che l'attaccante debba fare solo i gol a grappoli, poi ci sono quelli che invece capiscono di calcio. Miglior attacco e miglior difesa a pari merito con il Fossombrone, ci scrive Francesco Camelli, sì, lo abbiamo sottolineato. Max Di Paolo: Emma Palladini è un difensivista, veramente, dice ironicamente. Invece il miglior attacco del girone è questo, che parla di un difensivista, qui non l'abbiamo mai detto. Magari qualcuno nelle prime partite, vedendo pochi gol, si è lasciato un po' diciamo ingannare, ma la Samba ha segnato 14 gol in 7 partite, quindi insomma qualcosa vorrà pur dire. 5 gol all'Aquila, 3 ieri. Secondo voi Leonardo segnerebbe senza Eusebi, ci scrive Robert Grelli. Quello che dicevamo prima, no? Che Eusebi libera lo spazio poi per gli altri attaccanti. Giacinto Cipolloni: dire che, sempre su Eusebi, dire che finora è stato sotto le aspettative non è una critica distruttiva, non significa che sia stato bocciato. Io credo che il mister lo stia aspettando. Secondo me domenica ha giocato la sua partita migliore, segno che bene fa Palladini, e certamente Leonardo segna grazie al fatto che ci sia anche Eusebi. Insomma, opinioni comunque incoraggianti su Eusebi, ma è giusto così. Qui noi nessuno critica, nessuno fa critiche distruttive, ma siamo qui per dire la nostra e anche per, insomma, per fare critiche costruttive. Sempre qui facciamo così. E facciamo un po' vedere il gol di Leonardo di ieri, perché abbiamo scritto ce l'abbiamo, chi vi ricorda? Chi vi ricorda il gol di Leonardo di ieri? Sono arrivati tanti commenti. Tardelli, dai. Tardelli? Ah, Tardelli nella finale contro la Germania. Memorie storiche. Era un po' più spostato, andava un po' più là. Qui si accettano suggerimenti anche da casa. Ma c'è la soluzione. Come? C'è la soluzione. No, qua non c'è risposta da giusto o sbagliato. Gol da lontano. Ma sembra, vabbè, potrebbe sembrare Gigi Riva, potrebbe sembrare Francesco. Sì, qualcuno ha detto Gigi Riva. Gigi sì. Riva nel famoso gol in Messico contro la Germania, il famoso 4-3. Oppure Francesco Chimenti contro il Rimini in ultima giornata del 5 giugno del 77 contro Franco Tancredi, bel ricordo sotto la traversa Tancredi, che poi pareggiò il Rimini, la San Vettese andò in vantaggio. Che Chimenti segnò da quella distanza. Poi, ma in Serie A, se dobbiamo andare in Serie A attuale, non so, Martinez, Messi ne fa tanti, Messi, non so, sono tanti, no? Sinceramente anche Tardelli nella finale contro la Germania nell'82, anche se per me tra Gigi Riva e Francesco Chimenti in Samba Rimini del 77. No, a proposito di quiz, adesso dalla prossima volta, sia nel giornale che in questa trasmissione, inizieremo con dei quiz sulla storia del calcio. Che si vince, vince la bottiglia di... È quello che si vince. dopo lo vediamo. La domanda che mi viene adesso, no? Chi è stato l'ultimo straniero dopo la chiusura degli stranieri? Dopo la chiusura degli stranieri, nel senso... Era rimasto uno solo. In A? In Serie A. Canè. Che anno era? Canè. Allora, gli stranieri sono stati rimessi poi nel 78. Con due stranieri. Di parlare dei stranieri, prima l'Inter con la prima prese Proasca e così. Ma si è rimasto un solo straniero. Il primo che chiama da casa vince. Non lo devo dire, quindi. No, dai, aspettiamo la pubblicità, magari chiama anche a voi. Se ve lo ricordate. È un'intervista di sicuro. Comunque ci scrivono suggerimenti da casa per sul gol di Leonardo. Uno dice Romy Malavolta scrive Lautaro Martinez. Dove hai detto Lautaro? Vero. No? Edoardo Ferracuti dice il gran gol di Mario Barone. Non so se qualcuno se lo ricorda. Quello che sta a Recanati. Dove sta il Barone? Barone, ex Samb, sì, ne ha fatti di gol del genere. Tu che sei... Ma sinceramente non lo so, in questo momento, non so dove è Barone.
Gli amici scontro il Rimini, Remo Piralis. Gli amici scontro il Rimini? Ah, sì. Può essere, sì, sì. No, libro un... cuore, libro cuore. Ma quello fu un gol fondamentale, ricordi, Leo? Sì, sì. A Rimini. Vincevo 1-0. 1-0. Quello fu... Vincevo gol... 2 volte a Rimini. Prima mi pare 4-3 una volta. 4-3. No, ma quello fu il gol che ci permise di tornare. Mia moglie che saltava, faceva i 2,5 metri d'altezza. Io ho detto, guarda, io non la riconosco perché. No, ma quello perché fu la vittoria decisiva nei playoff, che dopo che sì, noi avevamo. Sì. Era il ritorno dopo San Rimini 2-2 sotto la pioggia. Sotto la pioggia là 1-0 dei amici. E poi fino a cento buio. E tanti ci scrivono anche Bogliaccino a Napoli. Vabbè, tanti, dai. Sì, quello anche. Sì, sì. Io c'ero a Napoli. Chimenti, Mihajlovic, insomma, i paragoni si sprecano. Sì, sicuramente tanti hanno fatto gol in quella maniera, dai. Mi è venuto in mente lo straniero. Ecco. Adesso no. Ma non so. L'iniziale. No, faccio la domanda, ma è biondo per caso? Indovina chi? Non mi ricordo, io so il nome. Era biondo? Era un con la C, forse la bionda, se fosse stata bionda se la sarebbe ricordato. Era un tedesco, a me mi veniva in mente con la S. Era argentino, italo argentino. Con la C. Che giocava nel Bologna. Dai, gli stiamo dando tanti indizi, dai, qualcuno ci arriva. Sempre tu li facevi gol così di sinistro difficile. Adesso sì. Ma si vince almeno un calice del tuo no? Non è anche quello. Si vengono i biscotti del panificio Mariani. Che ringraziamo per l'omaggio. Grazie. Invece del bene soltanto, insomma, mangiate un po' di pizza con i fichi, mi pare che è questa, no? Sì, tipica. Vabbè, lo diciamo dopo, prima, adesso. Allora, vabbè, dove pausa, facciamo così. Centravanti. Ultimo indizio, quindi. Centravanti. Ma guarda, Bologna. Mi pare che ha giocato anche col Bologna. Allora, centravanti. Biondo non si è capito. C'è il nome classico. Non lo diciamo. Italianissimo. Pubblicità, facciamo così. Pubblicità, se qualcuno lo sa, chiama il numero in sovraimpressione. 70. E vincerà qualcosa, poi vediamo. Protetti e senza pensieri con il sistema di allarme FIFA Security. L'unico sistema con 12 mesi gratuiti di collegamento H24 alla vigilanza privata. E oggi puoi acquistarlo direttamente online. FIFA Security ha la soluzione più adatta alle tue esigenze. I nostri sistemi di allarme professionali sono pensati per garantire la massima sicurezza della tua casa e della tua attività. FIFA Security. Protetti sempre e ovunque. Thank you.
tosta perché l'anno scorso abbiamo perso le due partite che abbiamo giocato contro di loro. Abbiamo alzato il livello, sì. Niente, siamo riusciti a fare una bella prestazione. Niente, mi è piaciuta la partita eppure abbiamo giocato molto bene. Risultati? Possiamo vedere i risultati? Io li terrei forse 50, per tutta la tradizione, perché è bella la classifica. Sì. Bella la classifica. Magari fossero tutte le partite così. Sia nella palla rotonda che nella palla ovale in vetta adesso. Com'è stata la successione delle meti? Che è andata in vantaggio per primo? Abbiamo cominciato a vincere noi, ma sempre siamo stati sopra di loro. Nel secondo tempo, gli ultimi 20 minuti, hanno fatto due mete loro e sono riusciti a fare 26 punti. Però è stata sempre dalla Samp. Il vostro capocannoniere chi è? Capocannoniere inteso come calciatore, come calcio? Non lo so. E mo il 10 è Federico. Federico? Giuseppe. Quello che piazza i pali. Ma poi c'è anche questi highlights, ci hanno permesso anche di vedere la vostra bella struttura, che vale la pena ricordare, con una tribuna di 400 posti. Siamo sui 400 posti e poi vedere le partite. È bello vedere le partite di rugby perché poi è una lotta continua. Sì, è un altro sport, diciamo, al calcio, ma sì, è bellissimo da vedere e pure da sentire lo spettacolo del rugby pure. Ma gli spettatori fa? Di solito lì al Mandela possiamo fare 300-200 persone ogni domenica. Poi pure. Si fa il terzo tempo tutti insieme, si mangia. Dopo si fa il terzo pranzo, tempo con l'altra squadra, si mangia qualcosa, si beve una birra, si gioca qualche gioco e dopo si torna a casa perché lunedì si lavora di nuovo. Il calcio, Sebastiano, il calcio potrebbe succedere una cosa del genere. Si mangia tra avversari e compagni. Beh, in Inghilterra lo fanno, no? Che si ritrovano dopo la partita, quando finisce 0-0. Tutti a palla. Sarebbe bello perché comunque fondamentalmente è sempre una giornata di sport. Ora quando vediamo le famiglie che vanno allo stadio con i bambini, non devono aver paura di quello che può succedere, gli scontri, ancora nel 2024 dobbiamo stare a parlare di queste robe qua, è un'assurdità. Senti, se avessi giocato in questi tempi, sarebbe piaciuto andare a giocare in Inghilterra? Ma è pur sempre un'esperienza. Io sono stato molto vicino, a parte l'Inghilterra, quando c'era l'anglo italiano, non so se te lo ricordi certamente. Una volta andavamo dell'Asco l'anglo italiano. Un anno noi dell'Ancona c'avevamo l'aereo insieme a quelli dell'Ascoli, tornando indietro, i calciatori. Però è un'esperienza che mi è sempre piaciuta, comunque non, mi è capitata un po', dove andai in Arabia Saudita, che avevo 28-29 anni, contratto molto oneroso, ma mi sono accorto che là i prezzi delle case, la vita era molto costosa, quindi era quella la stessa cosa che potevo anche ambire qui in Italia e sono rimasto qua. Io avevo avuto una richiesta. Sì. Quiz? Abbiamo altri indizi? Ho giocato in Bologna. Bologna, poi che ha fatto? Bologna. Napoli. Lazio. Comunque ha fatto 168 gol, lo pare, in carriera. Quindi era un attaccante? Un attaccante. Sembra avanti. Però ho detto che era argentino, invece era brasiliano. È un italo brasiliano. È un cognome che... Di San Paolo, esattamente. Noi conosciamo una presentatrice televisiva, no? Città possiamo dire il suo cognome. Luigi dall'ulteriore di questa linea. Ha detto bionda, bionda. È la città più abitata al mondo da italiani. San Paolo. Comunque si può vedere tutto, su internet, l'ultimo straniero in Italia. Ma il direttore non ha dovuto usare internet. No, io se lo ricordavo. Io me lo ricordavo perché mi è rimasto impresso questa cosa. L'ha usata dopo per conferma. Per conferma, perché internet chiede conferma al direttore. No, a vedere se qualcuno poteva sapere. Allora, vediamo un altro minuto per pensarci, intanto andiamo a vedere il servizio di Chiara Poli sulla Samba femminile. Purtroppo ieri sconfitta da noi. Thank you.
San Benedettese femminile che esce sconfitta per 3-2 sul prato del Dorico di Ancona nella seconda giornata del campionato di eccellenza femminile delle Marche. Rosso-blu in doppio vantaggio con una punizione di Poli nel primo tempo che si infila sotto la traversa e poi con un pallonetto di Ponzini all'inizio ripresa. Tante, troppe le occasioni sciupate dalle rosso-blu e locali che non mollano, anzi rimpolpano l'attacco con Lisica. Cambio azzeccato perché grazie alla sua doppietta pareggiano e poi ribaltano il match. Da rivedere sicuramente alcune situazioni tattiche e meccanismi in fase di non possesso. Ora le ragazze di Mister Pompei si preparano al prossimo delicato match contro la Maceratese. Appuntamento allo stadio Petrella di Ripatranzone domenica 27 ottobre alle ore 15. Luigi, andiamo con i precedenti contro l'Avezzano, toccando tutto il ferro possibile e immaginabile. La grafica la vediamo tutta verde. Sì, è tutto verde, 4 precedenti, 4 vittorie, 11 gol fatti, 2 subiti. Il primo precedente il 29 febbraio del 48, anno bisestile, e la Samb batte proprio in maniera netta in un campionato nel quale su 15 incontri in casa la Samb concede solo il pareggio alla Maceratese, che vince il campionato, arriva seconda, si qualifica per la nuova Serie C. L'Avezzano quarto invece retrocede tra virgolette in promozione. 67 anni dopo, il 13 settembre del 2015, a Riviera delle Palme, a porte chiuse, dopo gli incidenti San Nicolò dell'abito Nicoletti di Catanzaro, uscito protetto dalla polizia dopo i tumulti a fine partita, e Samb a porte chiuse, la Samb di Fedeli e di Loris Beoni. Vince 3-1 in rimonta, si mette male dopo 10 minuti con l'espulsione di Pegorin, un fallo ultimo uomo, e si mette malissimo a metà del primo tempo quando il nostro futuro Alessio Di Massimo, futuro rossoblu, segna il vantaggio dell'Avezzano. Ma non c'è da preoccuparsi, all'inizio del secondo tempo, in 3 minuti, dal secondo al quarto minuto, prima Salvatori e poi Barone su calcio di rigore sorpassano e danno la vittoria alla Samb. Il 7 maggio del 2023, nell'ultima gara di campionato, l'ultima gara di Renzi presidente, la Samba di Manoni vince 2-0 con un gol di Cardella e Visi sul rigore davanti a 400 spettatori. E l'ultimo precedente, il 21 gennaio scorso, vittoria in rimonta della Samba di Lauro, Samba che subisce il gol dopo 6 minuti da Senesi. Poi rischia lo 0-2, ma Coco salva su un colpo di testa ravvicinato di Mascella, e Senigalliesi prende per mano la Samb e prima della fine del primo tempo, prima Scimia e poi Pagliari ribaltano il risultato 2-1. E nella ripresa è il momento di Fabbrini, che dedizia al pubblico, ricordando le giocate anche di Peppe Manari, fa una splendida partita coronata dalla rete del 3-1. Velocissimo sull'Isernia. Sull'Isernia sono 5 precedenti, 2 in Coppa Italia, 3 in campionato. 2 in Coppa Italia sono sconfitte entrambe della Samb. Il primo in campionato precedente 2-0 per l'Isernia, con allenatore Palladini, ma in panca c'è Voltattorni. È il campionato 2011-2012. Gli ultimi 2 precedenti però sono vittorie rosso-blu, una a suon di gol 5-0 con Palladini sempre ottavo in panchina, e anche l'ultimo precedente con Ottavio Palladini in panchina, il 2-0 con reti di Barone sul rigore e Titone sul rigore. È la prima partita di Ottavio Palladini in panchina, siamo il 25 ottobre del 2015, la prima panchina dopo l'esonero di Loris Beoni dopo la sconfitta in casa contro il Materica 1-4. Fedeli richiama in patria Palladini, Ottavio
che condurrà la Samp al ritorno in Serie C dopo 7 anni. E poi queste sono le ultime due giornate di squalifica, le ultime due partite in cui il Paladini dovrà scontare la squalifica. Direttore? No, una domanda io sul rugby. Nel rugby è più facile arbitrare rispetto al calcio? Non sempre, perché ci sono tantissime regole, c'è pure la gente che fuori può urlare, può chiedere, può... Non è facile. I giocatori in campo cercano di ingannarlo? No, perché siamo puniti, tipo, non si può parlare in teoria all'arbitro. Non si può chiedere niente, solo se... No, perché si buttano per terra senza essere toccati. No, però non esiste. Simulazione. Il presidente ha detto che se simuli, non è che possono... ti menano i tuoi compagni, sì, no? Sì, non gli avversari. Sì, sì, tanto. È più serio. Quello... Sì, non si può parlare all'arbitro, solamente il capitano. Parte dell'angolo scuretto, diciamo, se parte. A proposito di simulazioni, perché parlavamo... No, appunto, secondo voi il VAR, no? È stata una cosa utile per il calcio, secondo me utilissima, secondo me sì. Evita tantissimi errori. Ma non viene usato. Bastiato, che dici? Sì, a volte ci sono errori pure guardando il VAR. Sì, però sono in percentuale. In percentuale un po' li ha eliminati, certo. Però quello che non mi piace tanto è che si ferma il gioco, l'arbitro va a vedere un attimo, poi torna indietro. Lo so, come fai? Tu che squadra tifi? Io la Fiorentina in generale. Tu e mio fratello originale. Pino. E mio fratello Pino porta. Ah, sì. Ieri sei a zero, sei ripreso un po', la partita ma male, poi... Seguo, ma questo viene da piccolo che mi portò mio padre a vedere la partita e mi innamorai di queste magliette viole col giglio. Ma c'è stata una Fiorentina. Sono simpatizzante. Fortissima, ecco. Per me faceva ogni partita, quasi ogni partita 6 gol. Sarti, Magnini, Cervato, Chiappella, Rosetta Segato. Antonioni, c'era Antonioni. No, questo è primo. Sarti anni 60. Iuligno, Gratton, Virgili, Montuori, Primi. Come una formazione eccezionale. Perse solo l'ultima partita a Genova per 3-1. Stravinse il campionato. Era il 56, non sbaglio. Ma l'Inter a Roma? Come si rivede un po' l'Inter dello scudetto dell'anno scorso, cinica? Ancora no, gioca ancora con la paura, non è quella dell'anno scorso. Però difensivamente ieri è una buona prova, sì, forse sì. Ieri è quella col City, le due partite migliori. Ha subito 9 gol, un po' troppo per l'Inter. Dice chi prende meno gol vince, la Juventus ha preso uno solo, però ne fa tantissimi pochi pure. Segna su autogol dopo. Il Milan Luigi, va su Leao, che succede a Leao? Io dico, questo ragazzo è tanto bravo, tanto forte, però è discontinuo, poi caratterialmente a volte fa delle uscite un po'. Sì, è stato sempre... che ha avuto a Roma contro la Lazio, sì, il pulling break, se ne è parlato tanto, come pensi? Ma è stato sempre così, poi ha avuto quell'anno di grazia. È molto, non è costante, e no, per fortuna l'ultima partita, ecco, Milan-Udinese, forse lì Fonseca doveva inserire De Ao, poi è andata bene in 10 contro 11 e si è arrivata alla vittoria. Comunque, gatte da pelare nello spogliatoio rosso-nero tra Teo e De Ao, quindi... Non vedo il Milan tra le favorite. Leandro tipo il Boca Juniors, non lo pare. Sapevi che un presidente del Boca Juniors fino a qualche anno fa era di Cupra Marittima qui? Sì, Angelisi. Angelisi. C'è pure Angelisi. Penso che la figlia vita qua. No, viene spesso. Poi è venuto la intervista io 8 anni fa. Io sono amico della figlia anche. Sì. Della figlia? Sì. A proposito dei figli. Leo, è tuo figlio che sta ricoprendo un ruolo importantissimo, ce lo puoi dire, dai, tu hai detto, diciamo, adesso ha 28 anni, però diciamo che lui 7-8 mesi fa è stato chiamato da un gruppo di grandi imprenditori francesi, tra cui c'è anche Bernard Arnault, che è proprietario della Louis Vuitton, Chandon, poi anche il proprietario della Iliad e tanti altri, e che intravedono in un ruolo diverso
la figura che manca nel mondo dell'economia, cioè la persona che oltre a conoscere il business deve saper avere, ricevere e formulare i dati per poter suffragare degli obiettivi aziendali. E questa in effetti è una figura che non c'è in tutto il sistema universitario. Oltretutto ci sono anche dei metodi di insegnamento che sono radicalmente diversi da quelle altre università. Da chi hai ripreso? Da te o tua moglie? Tutto dalla madre. Va bene, siamo in chiusura, ma chi è sto giocatore direttore? Perché dai, siamo, ce lo puoi dire, dai. Sergio Clerici. Ecco. Bravo. Abbiamo aiutato. Ancora auguri direttore. Grazie, grazie. E noi ci vediamo lunedì prossimo. Grazie Sebastiano, grazie, buonasera. Grazie Leandro, grazie Leo, grazie regia, grazie Giacomo, Vincenzo, Mauro, grazie qui all'Angolo Storico. E vi ricordo l'appuntamento su 7 Gold giovedì alle 8, noi per la diretta consueta ci rivediamo lunedì prossimo. Grazie per averci seguito, un saluto.